Mamma mia ragazzi, che domenica, mamma mia, che domenica oggi, che domenica cari miei. Prima la vittoria contro la Spal e adesso queste quattro pere della Lazio contro il Milan, strameritate assolutamente, ha dominato la Lazio la partita, anzi forse meritava pure il quinto gol, ha sprecato prima Immobile, ma sprecato non direi perché è stato assolutamente il migliore in campo, ma in maniera clamorosa, netta. Ha sprecato anche un'altra chance la Lazio sul 4-1, poteva andare, meritava di andare 5-1, ragazzi. È assolutamente strameritato la Lazio che ci regala veramente una goduria in questa domenica, assolutamente. Queste quattro pere prese dal Milan mi fanno piacere soprattutto per la gente un pochino, un pelino arrogante, un pelino presuntuosa. Soprattutto i dirigenti del Milan, che secondo me si sono comportati veramente in maniera presuntuosa in questi mesi di calciomercato, Fassone e Mirabelli entrambi, e a qualche tifoso milanista che nel giro di 2 mesi dal contestare la propria squadra, fino a 10 minuti fa pensava probabilmente di avere la squadra più forte in Serie A. Cari tifosi milanisti, adesso chinare la cresta, perché è giusto così. Queste quattro pere ridimensionano il Milan, perché il Milan, per carità, ha fatto un ottimo mercato, io da sportivo l'ho sempre riconosciuto. Ho rosicato, lo ammetto, per l'acquisto di Bonucci, ma ho sempre detto che Bonucci, se lo prendi per giocare a 3 dietro, è forte. Se lo prendi per giocare a 4 è negato, infatti l'ha fatto notare anche oggi che è negato Bonucci a giocare a 4 dietro. E questo è, quindi assolutamente ci vuole prima cosa. Ci vuole un pochino di umiltà, soprattutto per chi viene da una situazione come voi. Io da tifoso interista mi sento molto umile, onestamente. Un pelino di umiltà, secondo me, adesso dovranno averla anche Fassone, Mirabelli e quei tifosi, non tutti, perché ci sono anche molti milanisti sportivi, specialmente nel mio canale, ma alcuni tifosi milanisti che veramente avevano alzato la cresta. E avevano sfottuto nelle scorse settimane l'Inter in maniera così eccessiva. Siamo nella stessa barca, anzi. Ora, oggi come oggi, non sono sicuro che questo Milan è meglio dell'Inter. Assolutamente no. Questo Milan, assolutamente no. Quindi, cari milanisti, chinare la cresta, almeno per oggi, perché è giusto così. La Lazio ha dominato, ha strameritato la vittoria, non ha rubato nulla, anzi, meritava il quinto gol, assolutamente. Ci sentiamo, cari miei, per un nuovo video domani. Un saluto a tutti, amici. Buona domenica ancora e questa è una buonissima domenica. Ciao, ragazzi.